messa alla grazia di Dio di via Ronchi a Udine, se nei momenti di normalità sosteneva 100-150 persone per il pranzo e la cena, da quando è cominciata l'emergenza coronavirus molte famiglie si sono affacciate alla nostra porta chiedendo aiuto. Da 10 nuclei familiari che sostenevamo siamo arrivati a quasi 300 nuclei di persone, di nuovi poveri che sono impossibilitati a lavorare in questo periodo. La mensa Caritas di via Ronchi a Udine è in grande affanno. Ogni giorno alla struttura arrivano nuove richieste d'aiuto da parte di cittadini che a causa dell'emergenza coronavirus hanno difficoltà nell'approvvigionamento di cibo. Nuovi poveri, così li definisce il responsabile della struttura, Alberto Barone. Le misure restrittive per il contenimento del Covid impediscono l'ingresso nella mensa dei bisognosi. I volontari consegnano alle persone in difficoltà il sacchetto con il pranzo e la cena da asporto. Le famiglie vengono anche aiutate nella richiesta per l'ottenimento dei buoni spesa. I magazzini di via Ronchi, ben riforniti prima della crisi sanitaria grazie alla rete solidale del territorio, ora si stanno svuotando. Piccole donazioni di privati e anche di ristoranti che, essendo chiusi, regalano la carne congelata, consentono di andare avanti. Ma il fatto che i nuclei familiari da sostenere siano passati da 10 a 300 fa sì che tutto ciò non basti più. Pongo un appello a tutta la cittadinanza per il sostentamento della mensa per quanto riguarda i viveri. Potete fare un bonifico al centro Caritas di Udine, oppure direttamente potete fare la spesa e consegnarcela, o veniamo noi a ritirarla telefonando al numero 0432 29 48 54. Rimanendo a casa per ragioni di sicurezza, i volontari ultra 65enni, asse portante del terzo settore, c'è anche la necessità di rafforzare la rete di supporto. Si sono unite al gruppo, sono una quindicina le persone che operano quotidianamente, anche maestre che in questo periodo non sono a scuola.